Anticipare ai lavoratori le indennità di cassa integrazione straordinaria e in deroga senza attendere i tempi di erogazione dell'INPS. E questo è l'obiettivo di un accordo siglato a Milano da CGIL, CISL e UIL con le principali associazioni datoriali dell'industria, dell'artigianato e del commercio. L'iniziativa è stata presentata alla stampa e si rivolge ad un potenziale pubblico di oltre 50.000 persone. Tante sono infatti quelle che hanno usufruito degli ammortizzatori sociali nel 2012 tra Milano e provincia. Danilo Galvagni, segretario generale della CISL di Milano, qual è l'obiettivo di questo accordo? L'obiettivo dell'accordo è di anticipazione degli ammortizzatori sociali tramite un fondo costituito dalla Fondazione Welfare di garanzia è quello di accorciare i tempi e di dare garanzie ai lavoratori sull'erogazione, cioè di avere tutelato il proprio reddito e le proprie possibilità economiche. Oggi i tempi INPS sono purtroppo lunghi, legati a, come dire, una certa carenza dell'INPS legata al fatto che bisogna presentare molta documentazione. La costituzione di questo fondo, laddove occorra, crea le condizioni perché l'erogazione sia immediata, nel senso ci sono le condizioni, il fondo non ha bisogno di tantissimo e crea le condizioni anche di responsabilizzare i lavoratori proprio per il fatto che non vengono chieste alcuna garanzia. Per cui questa anticipazione di questi ammortizzatori sociali, che si allarga anche a soggetti che sono del commercio e dell'artigianato, vanno a coprire tutte le necessità di lavoratori che hanno contratti anche parasubordinati. La gestione dell'intesa sul piano pratico sarà a carico della Fondazione Welfare Ambrosiano, ente no profit istituito da Comune, Provincia, Camera di Commercio e sindacati confederali per promuovere misure di sostegno ai lavoratori e alle famiglie che vivono momenti di disagio transitori. Romano Guerinoni, direttore della Fondazione Welfare, come funzionerà concretamente questo accordo? L'accordo funzionerà potendo anticipare ai lavoratori in cassa integrazione straordinaria e in deroga l'eventuale trattamento economico di cui avessero bisogno. Ma cosa succederà? Le banche, se c'è un fondo di garanzia, le banche anticiperanno i soldi e chi sono i lavoratori e la tipologia di impresa a cui è rivolto questo accordo? Le tipologie di imprese sono un po' tutte, dalle grandi alle piccole e medie, perché con la cassa in deroga ci sono dentro anche gli artigiani, quindi un po' tutto il mondo del lavoro. Noi costituiremo un fondo di garanzia che consentirà alle banche di anticipare velocemente questi soldi garantiti dal fondo della fondazione. E quanti potrebbero essere i lavoratori interessati, secondo le vostre previsioni? Noi abbiamo stimato sui dati del 2012 che circa il 10% dei lavoratori in cassa integrazione potrebbero essere interessati, quindi parliamo da un minimo di 5.000 a un massimo di 8.000 lavoratori interessati. Oggi quanto tempo devono aspettare mediamente i lavoratori dall'INPS per avere i soldi e voi invece in quanto tempo pensate di erogare i fondi e soprattutto quando pensate di partire con questa iniziativa? L'INPS oggi ha dei tempi abbastanza ordinari, non lunghissimi su alcune liquidazioni, su altre purtroppo la tempistica è intorno ai 5-6 mesi e noi vogliamo intervenire proprio su queste, consentendo entro 30-60 giorni al massimo di dare i soldi ai lavoratori. L'obiettivo dei firmatari è di partire con le nuove procedure entro Pasqua, che quest'anno cade il 31 marzo.